Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di Prima Mattina. Oggi, dopo la rassegna stampa, torneremo a parlare dell'housing sociale di Via Longo a Teramo e non solo dell'housing sociale con l'assessore all'urbanistica del Comune di Teramo, Valeria Misticoni. Ma cominciamo con la rassegna stampa, andiamo a leggere insieme il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina, stalking, impennata di denunce in aumento dopo l'omicidio dell'oncologa a Sant'Omero. Il questore, massima attenzione. Meditate gente, meditate, salvate Ruzzola e Freccette, il CONI invece boccia lo yoga. Roseto, parcheggi a pagamento, avvio solo sul lato mare. A Teramo ieri c'è stato il presidente del CONI Malagò, è venuto per salutare la Coppa Interamnia. Ad Alba Adriatica più controlli della polizia sulla costa. Ospedale di Giulianova, salta il presidio di protesta, il comune non autorizza il gazebo del comitato ed è polemica. Corropoli, bimbo di 10 anni ferito da uno scooter mentre attraversava la strada. Poi per il gossip la coppia scoppia tra Belen e Iannone, tira aria di crisi. Meditate gente, il Comitato Olimpico mette lo yoga alla porta ma salva la Ruzzola. Una delibera del CONI ha tolto lo status di associazione sportiva alla disciplina praticata da 1,5 milioni di italiani, lasciandola invece al lancio del formaggio. La Regione stanzia 500.000 euro per lo sport. L'assessore Paolucci, c'è la necessità di venire incontro alle difficoltà crescenti del settore. Verso il G20 la Russia destabilizza, l'attacco di Trump a Putin. Il presidente americano avverte che con la Polonia si sta studiando come reagire. Mosca replica, in disaccordo sull'approccio. Ad Amburgo primi scontri e anche i primi fermi. Per quanto riguarda l'Abruzzo, le grandi opere in Abruzzo, Fondovalle Sangro, aperte le buste, 11 imprese in gara. Entro 45 giorni il nome della società aggiudicataria per il completamento dell'infrastruttura, stanziati 190 milioni di euro. Apertura al traffico prevista nel 2022. A Pescara flash mob di protesta in piazza dopo il caso delle ombrelline. L'organizzatore Michele Russo, le volontarie, budget risicato, la loro presenza era necessaria. Sostiene. Confronto sulla crisi del centro-sinistra oggi a Popoli con Antonio Castricone. Dopo 140 anni libretta al portatore va in pensione, le poste li ha emessi a partire dal 1875. Oggi sono stati sostituiti dai prodotti nominali più sicuri e tracciabili associati alle carte. Teramo, donne nel mirino, stalking, impennata di denunce dopo l'omicidio di Esther, effetto prodotto dal caso dell'oncologa uccisa dal suo persecutore davanti all'ospedale di Sant'Omero. De Simone, alcune segnalazioni si rivelano infondate, ma la nostra attenzione è sempre molto alta, ha detto il questore di Teramo che vediamo nella foto. Più polizia sulla costa con il presidio estivo, struttura temporanea ospitata nella sede dei vigili urbani di Alba Adriatica. Il questore, controlli assidui tra Villa Rosa e Tortoreto, dove aumentano i reati. A fuoco 2 ettari di lungo fiume, un autocarro che trasportava paglia, il tutto lungo la vallata del Vomano. Teniamo alta la guardia sull'acqua del Gran Sasso, continuano le iniziative dell'Osservatorio Indipendente. Ad Isola del Gran Sasso costituito un nuovo gruppo della Protezione Civile. C'è poi l'inserto dell'Aquilone come ogni estate sul centro con gli appuntamenti e le manifestazioni estive in Abruzzo e poi la visita di Malagò a Teramo. Malagò saluta la Coppa Interamnia, visita del presidente del CONI alla manifestazione sportiva. Vi possiamo aiutare ma presentatemi dei progetti, ha detto Malagò che nelle foto vediamo con il patron Montauti e con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi lungo le strade del centro storico della città. Il presidente della provincia, collegare Isola ai prati, prima salvare la seggiovia, sostiene il presidente di Sabatino.
La presidente della Fondazione Tercas, sosteniamo Teramo, capitale della cultura. Ricordiamo che Teramo è candidata come capitale della cultura per il 2020. Per la festa del Pellegrino sono attese 6.000 persone a San Gabriele della Dolorata. Piano Lenta, in degrado, è diventato dormitorio. Protesta del comitato di quartiere per le promesse non mantenute dal comune. Subito sistemazione del campo di calcio e anche l'ampliamento della mensa scolastica. Bimbo di 10 anni investito da uno scooter stava attraversando la strada a Corropoli. Ha riportato un trauma cranico e anche varie contusioni. I tessuti jeans della Imatex alle sfilate di alta moda. La storica azienda di Nereto riceve questo importante riconoscimento. Alba Adriatica, niente ripascimento. Piccioni accusa la regione. La draga per ampliare la spiaggia non arriva. Il sindaco va su tutte le furie. Lassismo e inerzia ingiustificabili, dice il sindaco. Sospetto che vogliano colpire il comune. A Martinsicuro il neo sindaco Vagnoni, prime mosse da sindaco, convoca le imprese per accelerare i lavori di ponte sul Vibrate e parco sul mare. Niente presidio davanti all'ospedale. Siamo a Giulianova, il comune non autorizza il gazebo, protestano i rappresentanti del comitato. La manifestazione aveva il via libera della questura, il sindaco, gli uffici non avevano concluso l'iter, ma appena sarà pronto sarò al vostro fianco, sostiene Mastro Mauro. La CGL, trasparenza sulla sanità giugliese, notizie contraddittorie sulla sorte dei reparti. Il sindacato chiede un tavolo di confronto alla ASL. Ancora Giulianova, nuova giunta, il PD presenta la sua terna di nomi al sindaco. A Roseto, via alle strisce blu, parcheggio a pagamento, partenza a metà. Ieri parchimetri solo sul lato mare, da oggi anche all'interno, in via Colombo, messa la vernice addirittura sull'erba, come vediamo anche nella foto. Sempre Roseto, recuperata in mare la carcassa di una tartaruga morta. Roseto ancora, si voterà per i consigli di quartiere, varato il nuovo regolamento, resta fuori chi si è già candidato al comune. A Pineto l'assessore Mariani di Pineto dice il nuovo polo scolastico è un risultato strategico. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Teramo, adesso leggiamo le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi. Iniziamo con quella di Pescara, sgomberi a Rancitelli, scoppia la protesta degli sfollati, sistemati tra rifiuti e scarafaggi. Due famiglie alloggiate nell'ex circoscrizione di Viale Bovio trasformate in un dormitorio pubblico. Qui mancano persino le lenzuola. Solo in serata trasferimento temporaneo all'hotel Holiday. All'Aquila, squadra al debutto, Biondi vara la nuova giunta. Forza Italia piglia tutto e quattro donne nell'esecutivo. Entra anche Di Stefano. Chieti, giallo all'università, carte del CUS scoperte nell'armadio murato. Abbattuta una parete in cartongesso creata nella stanza delle riunioni, il rettore chiama la finanza. Faldoni, presi in consegna, presentato un rapporto in procura. Per lo sport tiene ancora a banco durante quest'estate il caso Donnarumma, calciomercato, arrivano mamma e papà, Donnarumma, Milan e sì. Anche i familiari con Raiola partecipano alla trattativa per il rinnovo del portiere. La preside, ricordiamo che il portiere ha deciso di non presentarsi agli esami di maturità che doveva sostenere quest'anno, la preside dice lui va in vacanza senza fare la maturità, è una mancanza di rispetto. Serie B, il mercato del Pescara, Sebastiani con Ganz, per ora siamo a posto. Il presidente biancazzurro, prima di operare altri innesti bisogna sfoltire la rosa, sfuma Pessina, il centrocampista sceglie lo Spezia, per la difesa spunta Bellusci. Settore giovanile, Ruscitti guiderà l'Under 17, si pensa alla promozione di Dulisse. In Canada il delfino è sempre più famoso, partnership con Saniax, gli emissari pescaresi accolti con affetto dalla comunità abruzzese di Toronto. Il mercato della Lega Pro, filo diretto, Teramo-Pescara, in arrivo il terzino Ventola, pressing dei biancorossi sul giovane difensore che era ad un passo dal Piacenza, si spera anche nella punta Polidori, manovre di disturbo per l'albanese Alimi. Real Giulianova, accordo con Perfetti, Di Felice a Sulmona. Serie D, la Vastese prende il difensore Amelio, Avezzano su Terriaca. I biancoverdi tolgono dal mercato Persia, Silvio Paolucci, nuovo responsabile del settore giovanile della Ternana, il segretario Remo Ruscitti va a Paterno.
Chieti resta senza basket di Serie B, ripartirà dalla C Silver del Magic. A 2, Roseto, nuove strategie di marketing e sponsorizzazioni, illustrati i termini delle offerte per la prossima stagione. Per la pallanuoto la rassegna iridata in Ungheria di Fulvio, Italia ai mondiali per arrivare fino in fondo. Progetto Ritmica in evidenza a Rimini, risultati delle Aquilane a ginnastica in festa. Il trofeo Matteotti resiste anche alla crisi economica. Domenica 16 luglio la 70esima edizione della classica del ciclismo abruzzese. Il patron Ricci potrebbe lasciare Sebastiano e Iannasco insieme nell'Uciperna. In piazza Primo Maggio da oggi le auto d'epoca in passerella e domani c'è il circuito di Pescara. Il torneo di pallavolo femminile Padre Giorgio trionfa, il Manoppello Volley Canistra farà l'opposto a Pineto in Serie B. E per il karate Sara Brognieri terza alla Youth Cup in Croazia. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano La Città. Il grande dono di Esther Pasqualoni, denunce per stalking in aumento dopo l'omicidio della dottoressa accoltellata a Sant'Omero. Castelbasso uguale cultura, dal 23 luglio mostre, musica, letteratura ed eventi nel Borgo d'Arte. A Giulianova Cerulli Irelli è corteggiato come futuro sindaco. Calcio mercato, Teramo Calcio, ecco chi non farà più parte del progetto e poi vedremo i dettagli nell'articolo dello sport. Abruzzo, già trovato un tetto agli sfollati pescaresi, sistemazioni provvisorie per le 84 famiglie che hanno dovuto lasciare le palazzine dell'Ater inagibili. Il sindaco, siamo di fronte alla più grande emergenza abitativa e sociale mai vissuta nella nostra città. Ambiente, domenica pomeriggio la marcia di Assergi per l'acqua del Gran Sasso. Nel frattempo l'osservatorio per le acque fissa due nuovi incontri con i cittadini a Castelnuovo e a Giulianova. Interamnia World Cup, Malagò in visita alla Coppa. Il presidente del CONI conferma gli annunciati 30 milioni per gli impianti sportivi. La buona sanità, l'hospice, un'eccellenza da valorizzare. Anna Ferrante, dirigente scolastica dei servizi educativi comunali, lancia un appello per la struttura. Ha scritto una lettera nella quale tra l'altro dice all'hospice di Teramo sembra di trovarsi a casa, disponibilità, gentilezza, professionalità, accoglienza e anche empatia. Nella foto vediamo la Ferrante che ha scritto questa lettera sull'hospice di Teramo. Silvi, sospetto caso di tubercolosi, scatta la profilassi. Si tratta di un uomo dell'Europa dell'Est, non è fortunatamente in pericolo di vita. La Team dà il ben servito a Pierangelo Stirpe, da super dirigente a brocco nel giro di qualche mese, licenziato uno dei pilastri della partecipata. Causa scontata, così come avvenuto in passato, la scelta di Via Delfico verrà impugnata con una causa di lavoro. Ateneo, un campo estivo per i futuri imprenditori, l'incubatore Unite inizia a macinare idee per il futuro del mercato. Per la politica c'è un intervento di Scalone, Mariani dice bugie su D'Alberto, sostiene l'ex capogruppo che torna a punzecchiare il commissario cittadino del PD. Nuzzo, l'uomo giusto per essere capitale della cultura. La Fondazione Tercas ha aderito con convinzione all'iniziativa lanciata dal Comune. Enrica Salvatori, il presidente della Fondazione, dice non è presunzione ma ambizione alta per le potenzialità nascoste e inespresse di cui è ricca la nostra Teramo. Verde pubblico, piano della lenta, fa l'elenco delle incompiute dell'amministrazione. Il comitato chiede un incontro al sindaco e agli assessori dopo gli annunci per la soluzione dei problemi. Sicurezza, l'attenzione si sposta lungo la costa. Il questore De Simone presenta il piano di sicurezza estivo e quello per la gestione dei grandi eventi. I controlli, la questura di concerto con tutti i soggetti coinvolgerà, tutti i soggetti coinvolti, sta già lavorando per gli eventi pubblici in programma sulla costa, a partire da quella che sarà la più importante manifestazione estiva teramana, lo show delle frecce tricolori ad Alba Adriatica. Quest'anno è stato spostato il presidio da Martinsicuro ad Alba Adriatica. Il dato, denunce per stalking in aumento dopo il caso di Esther Pasqualoni. Il questore si è soffermato anche sull'omicidio dell'oncologa, apprezzando le parole del capo della polizia Gabrielli. Prima di pensare ai trenini salviamo i prati. Renzo Di Sabatino si dimostra
più realista sui progetti per collegare la Val Mavone alla Val Vomano. Il pensiero, il collegamento è un tema importante, ma se non ricreiamo il prodotto non avremo nulla da offrire. Religione, 6.000 fedeli al santuario di San Gabriele. Domani mattina l'appuntamento con la festa del pellegrino. Per la cronaca, incendi e camion in fiamme, giornata impegnativa per i vigili del fuoco. Pompieri impegnati per ore per spegnere un rogo a Monte Gualtieri, un mezzo carico di balle distrutto a Morro d'Oro. La regione danneggia Alba Adriatica. La stagione è iniziata ma non c'è traccia del ripascimento promesso. Il sindaco Tonia Piccioni: abbiamo mandato molte sollecitazioni ma non è arrivato alcun riscontro dagli uffici competenti. Per la cronaca, bimbo investito al bivio di Corropoli è grave ma non è in pericolo di vita. Ambiente, raccolta dei rifiuti notturna anche per Tortoreto, accordo tra Poliservice e amministrazione comunale per la modifica degli orari. Ad Alba Adriatica più di 200 ballerini in pista al piccolo chalet. Per Danzando sotto le stelle, tantissime scuole di ballo teramane hanno preso parte alla tradizionale manifestazione dell'estate. Il prossimo sindaco, Giulia Nova, tra i Dem, spunta il nome di Cerulli Relli. I vertici del partito lavorano per convincere l'avvocato, l'unico capace di mettere tutti d'accordo. Il curriculum, Vincenzo Cerulli Relli è un noto professore universitario, avvocato di successo ed ex parlamentare del centro-sinistra. Sull'ospedale di Giulia Nova la CGIL chiede più confronto sulla riforma della sanità. Giorgio D'Ignazio, una città di servizi e ristoranti al porto di Giulianova. Il consigliere incassa l'impegno di D'Alfonso anche per sbloccare i lavori. Strisce blu a Roseto, i nuovi parcheggi spaccano in due la città. Pochi parchimetri e malfunzionanti, commercianti della nazionale penalizzati rispetto al lungomare. Caos e disguidi, tanti cittadini che si sono trovati in difficoltà davanti ai parchimetri che in alcuni casi accettavano solo bancomat. Casa civica, sui consigli di quartiere l'ennesima beffa per i cittadini rosetani, critiche anche al sindaco per la frase infelice con cui avrebbe invitato il consigliere Marcone a cercarsi un lavoro. A Roseto ancora il sindaco si fa sindacalista nella capitale. Di Girolamo va a Roma per manifestare con gli agricoltori e torna con i soldi per il campanile. Il mercato, da settembre il sindaco punta a valorizzare e riqualificare il mercato contadino che negli ultimi tempi, sostiene il primo cittadino, ha perso lo smalto. Il trofeo, atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi tra le onde di Pineto, presentata ieri mattina la 10ª edizione della manifestazione sportiva che si svolgerà sabato prossimo. Per la cultura, Castelbasso tra arte e musica di qualità. Il 23 luglio l'inaugurazione del programma estivo di mostre ed eventi nell'antico borgo teramano. Le mostre Mario Sironi, le arti povere, assenso e dissenso a cura di Andrea Bruciati, è stata allestita a Palazzo De Santis. Poi ci sono anche altre mostre negli altri palazzi storici del borgo. Il futuro è degli imprenditori sovversivi. Fabrizio Cozza propone un approccio rivoluzionario a ricerca e sviluppo e formazione aziendale. Musica riscossa, nasce la rete dei festival indipendenti teramani. Stasera e domani a Notaresco si parte con il Play Not Festival, due serate interamente dedicate alle band emergenti teramane. Per lo sport, il calcio, Teramo, ecco chi non farà parte del progetto. Sono 13 gli elementi che non dovrebbero essere confermati l'anno prossimo. Un colpo di spugna al recente passato. Rebus centrocampo: se per Di Paolo Antonio dovesse arrivare un'offerta importante, il Teramo si metterebbe a caccia del suo sostituto. Due partenze tra i senatori: nella lunga lista dei giocatori non dovrebbero far parte del futuro biancorosso, solamente Mirko Petrella e Stefano Scipioni non sono arrivati nelle ultime due sessioni di calcio mercato. Basket: Renato Castorina è il responsabile del settore giovanile della TASP. Il coach ha accettato la proposta del presidente Nardi. Lavorerà in sinergia con il responsabile del mini basket d'Ascenso. Giulio Basket, festa di sport con il torneo Mare Vivo. La classifica: al primo posto si è piazzata la squadra di Silvi, seguita dai ragazzi di Fossombrone. Sul terzo gradino del podio la compagine di One Team Forlì. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dai siti ML e cityrumors.it. Iniziamo con ML.it, il sito diretto da Roberto Almonti. Piano della Lenta, ha perso la pazienza.
è lungo l'elenco delle incompiute. Il comitato di quartiere chiede un confronto con i residenti, al sindaco Brucchi e agli assessori Canzio e Fracassa. Rischio sicurezza nella mensa della scuola, campo sportivo in abbandono, verde pubblico e viabilità tra le priorità. Rilievi post sisma, transito limitato sul ponte di Villapasso. La provincia chiede all'ANAS 2 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza. Malagò a Teramo indica la strada del bando dello sport nelle periferie. Il presidente del CONI incontra Brucchi e Paolucci e gli organizzatori della Coppa. Teramo a spicchi, Young Castorina, responsabile del settore giovanile, l'ex giocatore di Teramo e Campli, formatore di livello, lavorerà con il club del presidente Nardi proprio per i giovani. San Gabriele, attese 6.000 persone per la festa del pellegrino al santuario. Sabato si rinnova la ricorrenza dell'arrivo del santo ad Isola nel luglio del 1859. Castelbasso, tra mostre e libri top, anche Tochigno, Occhetto e Carino Cirino Pomicino. De Sargeri a chirurgia e chirurgia ed ortopedia Giulianova, la CGL ribadisce il no, il sindacato torna a chiedere alla ASL di istituire la conferenza dei portatori di interesse. E adesso andiamo a vedere insieme le notizie pubblicate questa mattina da cityrumors.it, il sito diretto da Luca Zarroli. Vediamo insieme quali sono le principali notizie pubblicate da cityrumors.it. A Roseto scattano i parcheggi a pagamento, ma mancano i parcometri, scattano tra le polemiche, come abbiamo visto anche dai giornali. Ad Avezzano muore a 38 anni dopo le dimissioni dall'ospedale, è stata disposta l'autopsia. Da Martinsicura d'Albadriatica la polizia concentra l'attività estiva sulla costa. Pescara sorpreso con 13 kg di droga, un giovane è stato arrestato dai carabinieri. L'Aquila, il sindaco Biondi nomina la nuova giunta, 8 assessori e l'Iris vice sindaco. Tortoreto, il ladro ripreso mentre ruba una bicicletta. Bisenti, presentati i lavori di messa in sicurezza del distretto sanitario di base. A Corropoli un bimbo è stato investito da uno scooter e grave in ospedale. A Cermignano a fuoco 2 ettari di vegetazione a Monte Gualtieri. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Ci fermiamo per qualche minuto e tra breve incontriamo la nostra ospite.